Al27, Ars Ludica, nasce come servizio di giochi da tavolo di Palazzo Ghirlanda, sede della Biblioteca Civica. Il nome lo si deve all'intuizione di un gruppo di ragazzi e ragazze che i bibliotecari hanno contattato, con tutta l'intenzione di iniziare un percorso insieme. Dopo aver individuato il nome, i volontari del Servizio Civile Universale hanno realizzato il simbolo del servizio, ovvero un pedone degli scacchi, mutaforma, che cambia aspetto, colore ed espressione. Al significa Ars Ludica e 27 rappresenta il numero civico di Palazzo Ghirlanda, sede della Biblioteca di Brugherio. Il progetto parte nell'estate del 2020 con le serate ludiche Ghirlanda Games realizzate insieme al centro socioeducativo Incontra Giovani. A dicembre del 2020 la biblioteca acquista la sua prima fornitura di giochi e a marzo del 2021 nasce il gruppo dei volontari. Si parte poi con il servizio di giochi in sede e si inaugura a maggio del 2022 con la presenza dell'influencer board gamer Miss Meeple e del direttore di Play Modena Andrea Ligabue. A novembre del 2022 siamo una delle 259 biblioteche che aderiscono all'International Games Month at Your Library. Poi durante tutto l'anno facciamo conferenze per la comunità, seminari per operatori del settore, collaborazioni con le scuole e centri socioeducativo del territorio e non, giochi di ruolo, tornei di Magic e scacchi. Perché vieni in ludoteca? Perché mi trovo bene con le persone che ci sono. Per giocare con i miei amici. Mi piace giocare con gli amici. Perché sono un grandissimo amante dei giochi da tavolo e anche dei giochi di ruolo. Per giocare nella biblioteca. Mi diverto a giocare con i giochi. Conosco nuove persone e facciamo giochi da tavolo nuovi. Perché sono i miei amici e mi diverto. Non ho un altro posto nelle vicinanze dove giocare ai giochi da tavolo, mi piacciono i giochi da tavolo e poi qua ci sono un sacco di miei amici. È un posto molto divertente, ci sono i miei amici e un posto dove ogni giorno si fa qualcosa di nuovo. Se prendessimo come faro le 5 leggi della biblioteconomia di Ranganathan e le applicassimo ai giochi, potremmo dire più o meno così. I giochi sono fatti per essere usati. Ad ogni giocatore il suo gioco. Ad ogni gioco il suo giocatore. Risparmia il tempo del giocatore. Chi gioca cresce. Perché ti piacciono i giochi da tavolo? Sono molto divertenti da fare con gli amici. Mi piace la competizione, però sono anche spesso giochi in cui si può appunto collaborare e poi si sta insieme. Mi piacciono i giochi in generale e penso che il gioco sia una parte importante, anzi sottovalutata, della vita in generale. Ci puoi giocare sia a terra, sia fuori, sia a terra, sia sul tavolo, dappertutto ci puoi giocare. Perché essendo una ragazza con tante passioni, il gioco da tavola è una delle tante passioni. Mi stimolano a pensare, mi mettono in situazioni in cui di solito non ci si trova. Entro in un mondo che prima non conoscevo. Fanno passare il tempo velocemente. In realtà non ero mai appassionata troppo, però ci vengo perché mi diverto. Onestamente non ho tutta questa grande passione, poi quando giochiamo, se gioco bello, mi piace. Noi non ci concentriamo tanto sui giochi con le loro regole e logiche, ma di più sul giocare, sull'esperienza dei giocatori e alla comunità che si forma. Se la biblioteca è il luogo del possibile, allora anche la ludoteca lo può essere. E teniamoci bene a mente l'ultimo punto del manifesto del gioco attivo che recita: il gioco è l'inizio di un mondo migliore. Pensi che la ludoteca sia un buon posto anche per conoscere nuova gente? Sì, infatti di tutti gli amici che vengono qua con me li ho conosciuti qua. Certo che si possono conoscere, in questo modo fai anche amicizia diversa dal solito. Certo. Sì, assolutamente. Sì. 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 È esattamente il motivo per cui vengo.